è una responsabilità triplice quella del sindaco di una grande città. È un ruolo istituzionale a livello di un ministro di serie A, ha una responsabilità gestionale del presidente di una holding, e poi c'è quel profilo di identificazione del cittadino medio col primo cittadino che fa sì che qualsiasi cosa debba accadere o sia accaduta gli sia imputata. Ecco, se io dovessi dire stabilità politica, clima di dialogo e al tempo stesso semplificazione delle procedure necessarie per poter realizzare quelle opere pubbliche che migliorano più di ogni altra cosa la qualità della vita dei cittadini e possono al tempo stesso contribuire a rigenerare quella passione civile della quale questo paese ha un grande e disperato bisogno. Trovo inaccettabile che il sindaco di Milano guadagni meno di un consigliere regionale lombardo. Punto. Lavorare sull'abuso d'ufficio, cambiargli i monumenti, darci un po' più di autonomia e di fiducia è facile, non è andare sulla luna, quindi bisogna farlo ora. L'Europa ci dà un'apertura di credito, darci a noi i fondi non è un atto di generosità, se no li si perde, quello lo devono fare, per cui è il momento che si faccia veramente chiarezza, ma adesso, da qua a Natale. Ma io sono molto d'accordo con Beppe, adesso è il momento di pragmaticamente capire quali cose servono e farle rapidamente per consentirci non solo di cogliere un'opportunità che è storica per tutti noi, per tutte le nostre città, ma anche di contribuire a far sì che il PNRR sia un successo, perché se la parte dei comuni non funziona il PNRR.